va dritto è più lungo, ma c'ha più paesini. Mentre di qua sono tipo 8 km nel vuoto, in parte l'autostrada. E quanto è più lungo di quanto? Così la situazione. Perché dice, cavalcavia che sopra l'autostrada. Ok, passato il ponte blu. Okay. Non siamo ancora arrivati, ma sta dal vivo, no? No. Samire. Samire. Ah, ciao ragazzi, come state? Bentornati sul Cammino di Santiago. Oggi stiamo andando a una bellissima, credo bellissima, ho delle grandi aspettative, città di Astorga. Sono 32 km da dove abbiamo dormito ieri notte. Ci siamo svegliati questa mattina nella nostra stanzona privata, perché il nostro gruppo è cresciuto, siamo in 9 adesso, quindi abbiamo preso tutto un dormitorio da 10, perciò non c'era nessuno che alle 5:20 fa suonare la sveglia per un quarto d'ora, svegliando tutti quanti, meno che lui, perché giustamente fa suonare la sveglia. Però non c'è problema, c'era un vento, un freddo, adesso si sta abbastanza bene, però fa freddo in sé, cioè non scalda questo sole, ed è anche un bene. Ieri poi è passato tipo un gregge di pecore che ha alzato una tempesta di sabbia, robe assurde. Però non ho filmato, non ho fatto video, infatti ho messo un video che ho registrato prima di partire, perché questi video qua non mi occupano tanto tempo, non ci vuole tanto per me a fare questi video, forse 20 minuti all'interno di un'intera giornata sul Cammino di Santiago, quindi praticamente niente. Però ieri non mi andava, mi sono goduto la giornata in maniera molto molto serena. Adesso stiamo camminando verso il bar, ci fermiamo in un barettino a mangiare qualcosa e poi maciniamo gli ultimi chilometri prima di arrivare nella prossima città, dove sono delle cose fighe. Sono andato a vedere su Google, c'è tipo un castello, un palazzo bellissimo. Vabbè, ma che bella è questa porta blu. Abbiamo mangiato troppo e siamo stati fermi un sacco di tempo. Ci mancano ancora tipo 10 km, 12 km. La tappa di oggi non finisce più, 32 km, e più andiamo avanti, più tappe lunghe, anche più lunghe di questa ci saranno. Comunque fa molto più caldo adesso, sono le 4 passate, ancora non siamo arrivate ad Astorga perché ci siamo fermati un paio di volte, perché cioè non mi va di fare tutta una tirata solo per arrivare prima. Se ci sono cose belle lungo il cammino io mi fermo a vederle. E tra l'altro stavo morendo di sete perché l'acqua che ho dietro l'ho presa da una di quelle fontane che sa tanto tanto di cloro, e quando si scalda è imbevibile. Quindi ho detto, beh, speriamo che il cammino mi dia un po' di roba, qualcosa da bere, no? Mi sono fermato in sto baracchino hippie al lato della strada e avevano una brocca con dentro acqua, limone, ed era fantastica, freschissima, non so come hanno fatto a tenerla fresca. E poi poco più indietro c'era una fontanella con acqua buonissima che non sapeva di cloro ed era fredda, gelata. La prima acqua veramente buona, credo, dai Pirenei, una roba assurda. E una cosa ancora più assurda è quanto il Cammino di Santiago ti faccia apprezzare queste piccole cose. Cioè, quando sono a casa non è che mi prendo bene per l'acqua. Spotted. L'alberghe di Astorga è molto carino, abbiamo occupato in 9 una stanza da 10, c'era un signore un po' anziano che voleva aggiudicarsi l'ultimo letto libero, però secondo me ci ha ripensato. È andato via. È andato via. Ma quella là era un po' culo. Zio, sai chi c'è nella stanza vicino alla nostra? Il trattore. Alana. Te lo giuro. Qualcuno l'ha trovato. Questo è bello. Qualcuno l'ha trovato oggi dall'Olanda, 29/5/2019.
Devo dire che ad Astorga c'è della street art molto interessante. Adesso stiamo andando alla cattedrale, che probabilmente sarà chiusa, siamo arrivati tardi oggi, comunque era ancora aperto, invece il fotografo, sono entrato a comprare un rullino da 36 per Omar, perché lui li ha finiti, io in realtà mi sono portato dietro parecchi rullini, quelli che ho comprato da Walmart, e niente, entrambi facciamo le foto a rullino, a pellicola, analogiche. E se qualcuno pensa che è una piccola bomba? No, è un tesorino, la nostra caccia al tesoro. C'è un fischietto? No. No, un campanellino. Siccome oggi siamo un po' cotti, dato che abbiamo camminato tanto, optiamo per il menù del pellegrino. E invece ci mangiamo la tipica paella di Astorga. Non credo abbia molto senso la paella da Astorga, ma eravamo affamati. 30 km ed è buono tutto. E ragazzi, io vi saluto. Andiamo a letto sazi e soddisfatti. Ci vediamo domani.